Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Allora di Amadeus. Un'idea di Flavio Azzarelli e Luca Valerio totalmente autofinanziata. Rotocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi e divulgatori scientifici. Giuseppe Gildo Massa, riflessioni e storie di un vecchio mugugnone senza nipotini. Beh, non lasciamo più a lungo in sospeso il discorso sui condimenti genovesi e approfitto per segnalare un dettaglio che avevo trascurato nell'intervento precedente, quando parlavo della nascita delle paste industriali e delle forme tagliate, fidiate, fidie, come si diceva in genovese, da quei fidelli. In Liguria, in Provenza, nasce anche un esempio di pasta corta, come riutilizzo di avanzi non altrimenti utilizzabili, che in francese viene chiamato croisette e diventa al genovese corsetti, che prendono due vie di evoluzione diverse, una nel Levante e una nel Ponente di Genova. Nel Ponente sono prevalentemente, arrivano fino ad oggi, sotto forma industriale, di piccoli pezzettini di pasta sagomati ad otto e quindi in grado di tassellare perfettamente lo spazio della distesa della sfoglia. E invece nel Levante hanno forma circolare e recano memoria di una iniziale antica preparazione artigianale, recano lo stampo di un disegnino, di un piccolo logo caratteristico di ogni famiglia. Questo per quanto riguarda le paste corte, che poi verranno inventate, verranno scelte come forma di produzione industriale in diverse fogge di forme cave, ma questo avverrà semplicemente in epoca più tarda per il fatto che con una forma cava a parità di peso corrisponde una maggiore superficie e quindi una maggiore contibilità. Era giusto per completezza. Eravamo arrivati ai due tocchi, perché prima abbiamo parlato delle due salse fredde, noci e pesto, e forse non avevamo detto che il pesto ha come pasta di elezione tradizionale la trenetta, che è per il resto dell'Italia una linguina, uno spaghetto appiattito di forma di sezione ovale anziché tonda. Ha come pasta tradizionale la trenetta, ma è ottimo con gli gnocchi, è ottimo anche con le farfalle, chiamate gasse in genovese, porcellette nel Ponente di Genova. Mentre per la salsa di noci si è detto Pansotti in un'altra discussione e trofie di cui abbiamo parlato. Il sugo dei funghi. Ecco. I funghi ci sono dovunque. E la maggior parte delle popolazioni, almeno in Italia, li conoscono, li colgono e se li mangiano con entusiasmo. Però è l'uso dei funghi secchi in cucina come aggiunta di sapore in varie o in qualche zuppa è presente. Ma il sugo di funghi secchi, ci sarà qualcuno che lo fa fuori dalla Liguria, ma io non lo so, spero di sì perché è buono, però non mi risulta, non mi è mai stato, non l'ho mai incontrato.
Come mai da noi c'è questa tradizione? Ma magari perché da noi i funghi ce ne sono molti nei boschi. Può essere. Ma secondo me è perché da noi, nei boschi e nelle campagne, c'è poco d'altro, a parte i funghi e le castagne, e quindi meglio accontentarsi di quello che c'è. È comunque ideale, per noi contemporanei, perché è assolutamente leggero e poco nutriente, quindi perfetto per le diete dei salutisti. È perfetto anche per condire i piatti già piuttosto pesanti di loro, senza aggravarli con un condimento altrettanto pesante, come per esempio le paste al forno. Per le paste al forno è perfetto, perché già c'è molta pasta, già c'è della besciamella, già c'è molto formaggio, aggiungere anche un gravoso ragù o qualcosa del genere può dare un risultato eccellente al gusto, ma impegnativo nella digestione e le sue conseguenze dietetiche. Per le paste al forno, il sugo di funghi. Ma naturalmente il sugo di funghi dà il massimo della sua bontà con le lasagne. Anche qui, nonostante la lasagna fosse uno dei più arcaici modi di fare la pasta, oggi è praticamente scomparsa dalle nostre tavole, se non, anzi, è diventata quasi sinonimo di pasta al forno. Che poi è un'invenzione recente, perché la pasta al forno, per farsela in casa propria, voglio dire, per farsela in casa propria uno deve avercelo al forno. E i primi forni a disposizione casalinghi furono quelli delle cucine economiche degli anni 30. E più o meno a quell'epoca risale il primo piatto di pasta al forno sotto forma di lasagne attestato, i Vinci Sgrassi delle Marche Basse. Poi a poco ciascuno se lo sarà inventato per proprio conto, senza dubbio, ma è comunque cosa recente. Mentre però da quel momento l'uso di fare lasagne a lasagna bollite come la pasta e condite si è perso. Anche lì io non l'ho mai trovate proposte altrove che in Liguria. Sono piuttosto impegnative, la cottura è un po' antipatica, ci vogliono delle cautele, ma il risultato è veramente eccellente. Sono le famose lasagne da filià, nel verso del cantautore, perché una volta condite e messe nel piatto, essendo grandi, vanno affiliate, vanno tagliate con la forchetta per poterle mangiare. Evidentemente, come dire, affetti da una vena di masochismo, i liguri hanno invece persistito nel presentare le lasagne in forma antica e addirittura preparandone un tipo ancora più sottile, particolarmente sottile, chiamati mandili de sera, fazzoletti di seta, che anche qui, una volta trovati nel piatto, sono pronti ad essere affiliati e mangiati con delizia, specialmente se conditi col pesto o col sugo di funghi. Ma a cuocerli, a farli, ci vuole un po' di tempo, perché è un ulteriore affinamento della sfoglia, ma soprattutto a cuocerli è un delirio, e bisogna essere nei pochi ristoranti che li fanno, che li propongono ben fatti, e bisogna essere in tre intorno alla pentola, al pentolone, per poterli tirare su pochi per volta senza che si appiccichino l'un l'altro. E manca di parlare del più nobile dei sughi, che è il tocco di carne, che rientra nella cucina tradizionale in quei piatti che sono un investimento, perché sono costosi, lunghi da fare, soprattutto perché sono costosi, e dai quali bisogna trarre tutto il possibile. E questi piatti da investimento non sono per forza i piatti più raffinati e appariscenti e tra virgolette nobili,
oggi lì, anche andare a vedere quanto costa se te lo vai a comprare, e posto che tu lo possa trovarlo ben fatto, no, il caponmagro è noto ed è considerato un piatto delle feste, un piatto prelibato, è un piatto costoso, di lusso. È vero, ma non nasce come un piatto investimento, come un piatto, nasce come un piatto di recupero, cioè il modo per utilizzare avanzi di pesci diversi, o avanzi, o disponibilità di pesci diversi, impossibili da cucinare singolarmente ottenendo qualcosa che possa bastare per tutti. Quindi è proprio un'origine differente. Il tucco è paragonabile alla cima, costosa e della quale nulla, neanche un grammo, va sprecato, nemmeno il brodo. E il tucco è un sugo di carne, un parente degli stracotti. Che ha bisogno di tre componenti fondamentali, in mancanza delle quali non riuscirà. Cioè non avrà quel tipico gusto particolare che chi lo conosce riconosce, e chi non lo conosce troverà semplicemente particolarmente buono. E questi tre componenti fondamentali sono il tempo considerato standard è 6 ore, il tipo di carne, la carne giusta, qui si può usare questo termine, la carne giusta è la lonza, lonza qua qua, lonza con la coda per l'esattezza. Perché? Tanto per avere un buon tucco bisogna partire da un pezzo di carne di una ragionevole quantità, di carne, meno di un chilo e mezzo, manco mettercesi. Per questo si parlava di investimento. Tra i 2 e i 3 kg è il peso giusto, perché il sugo che ne risulta non è a sguazzo, quindi per avere una certa quantità occorre usare parecchia, un pezzo di carne di buona dimensione. Quindi la carne, abbiamo detto la lonza. Per risparmiare, o se la lonza non fosse disponibile, si possono usare anche altri tipi di carne, come il perfilo, il madramà, però consapevoli che a quel punto il tucco verrà eccellente lo stesso. La carne risultante, un po' meno, un po' più filosa, un po' più asciutta, un po' meno gradevole, più roba da trito. E questo, fra l'altro, del tritare è il motivo per cui la tradizione prescrive la lonza con la coda, perché utilizzando lo stesso periodo di lavoro, gli stessi ingredienti del riso fritto e tutto il resto, otterremo alla fine la parte centrale della lonza più che mangiabile, ottima, come arrosto, e la coda, che comunque ha poco pregio e viene pagata di meno, e la coda metterà a disposizione, dallo stesso procedimento avremo a disposizione anche il necessario base per il trito di un ripieno per i ravioli. E poi c'è una terza componente. Le altre sono abbastanza normali, poi c'è qualunque libro di cucina può spiegare come si fa. Ma la terza componente è quella fondamentale per dare il particolare gusto al tocco di carne, assieme a quel sentore di bruciacchiato che è inevitabile in una cottura così lunga, per quanto uno stia dietro a rigirare la carne continuamente. Ogni 10 minuti è inevitabile, ma è inevitabile ed è componente fondamentale del gusto che ne risulta, scottizzo. Ebbene, questo ingrediente fondamentale è la conserva di pomodoro, non il concentrato
in tubetti o in scatolette quando se ne dispone in quantità maggiore. La conserva di pomodoro che è naturalmente fuori legge, è introvabile. Perché i regolatori della cucina, i legislatori sulla cucina sono, beh, io per me, degli imbecilli. La conserva di pomodoro è l'equivalente artigianale appunto dei concentrati industriali, ma ha un gusto particolare ed è molto salata, è una pasta della consistenza della plastilina praticamente, e questa, alcuni cucchiai di questa pasta sciolti nel vino rosso vanno aggiunti a 2/3 della cottura eccetera eccetera, e daranno. Da noi è introvabile, veniva fatta dovunque in Italia artigianalmente, dovunque ci fosse un contadino e avesse dei pomodori, anche perché i pomodori spesso sono concentrati in un periodo e quindi sono anche in esubero, come si fanno le salse, i passati artigianali. I contadini facevano questa conserva che veniva lasciata essiccare, asciugare al sole. E va bene, al sole a qualche mosca, comunque è fondamentale. Da noi non si trova tranne qualche conoscenza sottobanco di qualche ardito contadino che continua a farsene, a venderla infrangendo la legge. Naturalmente se andate in meridione la trovate dovunque e nessuno si fa problemi, e questo a vanto della saggezza di una parte dei nostri connazionali. Detto questo, e avendo finalmente a disposizione il tucco, provvederete a condirvi tagliatelle, ma soprattutto i ravioli alla genovese. Ravioli alla genovese che strappano il discorso verso un argomento importantissimo, ma che siamo costretti a rinviare associandoli al momento in cui parleremo anche di panzotti e di ripieni in genere. Condirete quindi principalmente i ravioli fatti in casa, per favore, non a sguazzo, perché la salsa è estremamente saporita, non tanto perché ne viene pochina in proporzione, ma perché mettercene troppo è inutile, anzi sentireste certo un gran buon gusto del tocco, ma coprirebbe, quello dei ravioli risulterebbe delicato e coperto, e quindi se proprio volete abbondare, volete sgranare tutto, mettetene tanto nelle tagliatelle. Nei ravioli, se li avete fatti in casa per bene, 2 cucchiai per ogni porzione sono più che sufficienti, perché i 2 gusti si bilanciano. Ma finiamo qui e diamo appuntamento ai ripieni. Grazie per averci seguito. Nella descrizione troverete il link alla puntata originale YouTube. Seguiteci anche attraverso i nostri canali Facebook, Instagram, Twitter, Periscope e Twitch. Cercate All'ora di Amadeus, tutto attaccato senza apostrofo. State ascoltando Some Autumn Strings di Stefan Kartenberg, licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale 3.0. Arrivederci al prossimo podcast.